Tralasciando i capelli che sono sempre quelli che sono, però dai, non sembra che mi sono appena svegliato. Ragazzi, questo visto è video di Japitech. Siamo ritornati in reazione ai pro player di Fortnite con un giorno di ritardo, perché ieri proprio non ce l'ho fatta a metterlo, quindi ve lo sto portando oggi, lunedì, non ci fa niente, non ci fa niente. Ieri finalmente è successo l'evento del cubo, o anche l'evento farfalla, ragazzi, perché sono successi due eventi in uno. Il cubo è esploso e poi è iniziato l'evento farfalla, che non si sa se ce lo porteremo anche adesso sta farfalla per tre season, così come è stato per il cubo, non lo possiamo sapere. Però è stata davvero una cosa fantastica. Siamo stati più di 11.000 live, quindi grazie mille a tutti. Se voleste vedere la mia reazione della live, troverete lì appunto la mia reazione a questo evento. Oggi siamo ritornati all'episodio classico di reazione pro player di Fortnite, e Fortnite Clip ha già messo il video Ninja reagisce all'evento della farfalla. Non so se sarà tutto il video di streamer che reagiscono a questo evento, ma non penso. Però benvenuti a tutti e iniziamo subito questa settimana. Episodio 336 di Fortnite Clip. Oh, qui c'è Ninja. Ah, tra l'altro, ok, qui già potete vedere quello che è successo all'evento del cubo. Prendiamolo anche come un recap. C'è stato sto cubo che è iniziato a girare. Tra l'altro il cubo si chiama Kevin, tutti quelli che non lo sapessero. Poi, boom, esploso, bagliore bianco e siamo finiti in un'altra dimensione. Cioè, ragazzi, è stato bellissimo. Cioè, è stato veramente, veramente bello. Tutto ad un tratto, durante l'evento Butterfly, si è formata da questa fenditura una farfalla, ragazzi. È stato veramente spettacolare ed emozionante al tempo stesso. È stata davvero una figata. Cioè, poi il nostro personaggio si metteva a giocare con la farfalla. Fighissimo. È stato veramente fighissimo, ragazzi. Tra l'altro, durante questa schermata non c'erano le armi, quindi per fortuna sta roba. Guardate qui. Boom. E si ritorna nel mondo reale con bacino bucato modificato. Guardate qui. Cioè, è stata una cosa assurda. Nessuno pensava a un cambio della mappa, ma è successo, cazzo. È successo, una cosa pazzesca, ragazzi. Va bene, evento passato, adesso andiamo a Dellor, ragazzi. Vediamo cosa succede, cosa fa. Ha 9 kill e sono rimasti in 14. Ehi, 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 ehi. Ehi. Oh. Ragazzi, ma chi cazzo è sto pazzo? Andiamo con Nate Hill. A 7-8 kill. Sono rimasti in 8. Tra l'altro finalmente hanno tolto tutte le modalità. Raga, come cazzo è morto? What the fuck? Ha sbagliato l'atterraggio, c'era scritto, ma aveva la full vita. Però non si capisce come è morto. Tfue. Oh, Tfue non si vedeva da un pezzo in queste compilation. Ah sì, sei fottutamente morto. Ecco, sì, beh, sì che sei morto. Raccono live, vai di rampino. Parte un fight. Sono in 13, lui ha 7 kill. Balla. Cazzo fai? What the fuck? Si è suicidato, what the fuck? Andiamo di nuovo con Tfue. Oh, trappato, no? Oddio. Oh, madonna. Oddio. Perché lui lo prende e... Guarda! Interessante questo fight, raga. Lo sto guardando con estremo piacere. Fighissimo. Eh no, però. Eh no, però, Tfue. Eh no. Team Deathman. Guardate qui ancora il cubo che era... Che era tranquillo, il nostro povero Kevin. Ragazzi, un po' mi dispiace che il cubo se n'è andato. Ah, si è modificato il cubo. Ah, allora, questo è stato il momento in cui il cubo si è modificato. Lol, figata. Non l'avevo mai visto sto particolare. Chap, 3 kill. Sono rimasti in 8. Quindi un team da 4 contro un altro team da 4, probabilmente. E un sacco sono giù nella safe. Guardate che safe minuscola, tra l'altro. Oh mio Dio. Ma perché? Perché? Perché non li ammazzano? Ok. Ma perché non sparava? 72 ore, 72 hours. What? Ragazzi, ultimamente Fortnite è afflitto da un sacco di bug. Ragazzi, nuovo Dellor, questo è un pazzo, questo spacca qualcosa. Ha spaccato la scrivania!
Ha rotto la scrivania! Ma è scemo! Ma è scemo, raga! Ma questo è totalmente andato! Decan! Da dietro hanno preso, che era buildato. Ma che cazzo stiamo dicendo? Vabbè. Sono proprio curioso di scoprire come andrà a finire. Madonna, raga, sto curiosissimo. What? Ok, no. E mo? Ragazzi, ha cerchiato da 200 persone, dai. Bella. No, 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 cazzo. Storia di Fortnite. Quei palloni. Vuole fare la tecnica di Stormy? Che rimane in alto e vince la partita così? Che sta facendo? Stanno scoppiando i palloni. Ma veramente? Sono in duo comunque, eh? Sono rimasti in 9. Raga, che staffa? Mi sono finiti i palloni però, eh? Quindi mo che cazzo fai? Sono rimasti in 8. Ma guardate che casino sotto! Che figo! Niente, raga, un cazzo. Cioè, non abbiamo scoperto se ha vinto, se ha perso. Non lo scopriremo mai. Però andiamo con Emlins, che ha appena buildato un castello in meno di un istante. Ha visto il nemico qua sotto. Oddio. Dottor Lupo. Anche lui non si vedeva da un pezzo, eh? 5 uccisi. Figa! Madonna che è entrato! Che bello quando succede uno strappo bello. E Azico. Incredibile. Sono in early game. Guarda come ci muore adesso questo. Non so perché ho questa impressione. È una brutta idea, ma... Ah, lol, anche lui l'ha fatto! Bella questa! Bella questa! Mi è piaciuta un sacco! GG, Cribbio! GG! GG! Anche questa cosa che ha fatto SM, Emlins, è tanta roba. Cioè, si è fatto male col razzo, ma comunque si è vinto il fight. Ninja, attenzione, ninja. Incazzatissimo. Ne rimane solo uno. Oddio, oddio, oddio. Cazzo, GG. GG, cazzo. Pokémon. Anche qui, probabilmente avevamo una vittoria reale o una sconfitta assurda. Oh. Ok, distrutto il fortino del nemico. Oh, boom. Ah, GG. Mamma mia quanto ti sale l'ansia in questi momenti, eh. Ancora ninja. Ancora ninja. Oh. Mamma mia ragazzi. Cioè, la granata ballerina, se utilizzata come la utilizza ninja, avrebbe un senso. Io non la utilizzo mai praticamente. Cioè, la lascio sempre lì quando la... Mi viene droppata dalle ceste o dai nemici. Oddio. Non mi dire che gli metti la trappola. Ok, sarebbe stato figo se... Oddio, gliel'ha messa! Esatto. Oh, dottor Lupo, dai, un altro quickscope. Dai, dai, dai. Perché mai? Perché fermarsi? Perché fermare questa streak pazzesca? Bombe! Esatto, ecco qui. Perché mai fermarsi a un singolo nemico? Ammazziamo tutto il team. Decan, di nuovo, è qui, è Borgo Bislacco. Borgo Bislacco si aggira. Sta cercando i suoi nemici, ha 9 kill. Oh, che male. Che male proprio che ti hanno fatto. Che cazzo è? Col quad. No, col quad. Col quad. Ragazzi, giuro, non ho mai visto un'uccisione fatta col quad. L'ho vista adesso per la prima volta. Ah, quanto rompono il cazzo questi zombie. Ah, quanto rompono il cazzo, sì, sì. Rompevano proprio le scatole, ce n'erano un sacco. Boom. 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 E anche questa settimana finisce la reazione ai pro player di Fortnite. Io spero che, come sempre, il video vi sia piaciuto. Se così fosse, fatemelo sapere con un bel pollice sotto questo video. Se volete vedere, ripeto, la mia reazione all'evento, andate nella live di ieri, perché lo vedrete lì sostanzialmente. Ricordo di mandarmi le vostre clip all'email fortnitejumpitech@gmail.com per l'episodio della prossima settimana. Da Jumpitech è tutto e ciao ciao!